Andrea Baccarini, general manager di Raggi Solaris, era dal 14 gennaio 2012 che Faenza non perdeva in casa, prima o poi doveva succedere contro questa Castenaso, direi che ci può anche stare. Sì, purtroppo si è interrotta questa striscia e perdere in casa non è mai bello, però sicuramente il risultato diciamo che lo prendiamo per così come si è realizzato, perché comunque è un risultato giusto, diamo onore agli avversari che hanno espresso in campo sicuramente più motivazioni, più voglia di vincere, di portare a casa questa partita e appunto il risultato ha detto questo e quindi dobbiamo accettarlo. Ecco, forse anche un pochino anche l'esperienza in certi momenti ha fatto la differenza, magari soprattutto dal lato della tranquillità e del nervosismo. Castenaso, una volta andata in vantaggio, è sembrata più attenta, mentre magari Faenza ha perso un po' troppi palloni. Sì, forse sono stati anche un po' troppo frettolosi di voler cucire subito lo strappo quando sono andati più 7-8 nel terzo quarto, quando invece magari un pochino più di pazienza, di aver voglia di fare un passaggio in più, di cercarci. Però non è neanche facile, chiaramente, quando poi anche gli avversari fanno una difesa del genere, sempre addosso, sempre le mani addosso, e quindi dopo chiaramente anche un po' di nervosismo ha giocato, un po' di frettolosità, però ripeto, dobbiamo fare tesoro di questa partita, di questa sconfitta e ripartire dai nostri errori. Ecco, adesso un'altra gara in casa contro Medicina, altra partita difficile, forse ecco, tornare subito in casa può essere proprio la cosa migliore per ripartire subito. Sì, domenica siamo di nuovo in casa contro Medicina, un'altra squadra molto ben attrezzata che è costruita per lottare per il vertice d'estate, è un'occasione, in settimana lavoreremo, cercheremo di capire cosa è stato sbagliato in questa partita e ripeto, Castenaso non la scopriamo oggi, ecco, aveva avuto qualche battuta d'arresto, ma è una squadra che è stata costruita d'estate per vincere il campionato, le motivazioni probabilmente venivano da una sconfitta, quando si perde una partita sicuramente si ha quella motivazione in più e sarà quella che cercheremo di avere anche noi domenica prossima per ripartire davanti al nostro pubblico contro Medicina.